Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Guelta Leale. Eccoci qui di nuovo con The Talos Principle. Allora, siamo alla fine. C'è il portale, andiamo. Buttiamoci nel portale e vediamo cosa ci aspetta. Qui tra l'altro cosa c'è? Ah, questa era quella delle stellette, mi spiace, ma non ho trovato una bene. Una da sega di stellette, mi spiace fratello, ma questi stage non li riusciamo Vieni a fare, andiamo bambino. Sì, ma io non mi fido di lei. Aspetta. Sì, aspetta. Il primo a salire. Tutti salgono, sono ripristinati alla fine. Cosa c'è di tanto speciale? La vita eterna nel paradiso del creatore? Vengono ripristinati o sono ripristinati alla fine? Noi siamo dei robot. Non è che ci formatta sto figlio di troia. Vabbè, proviamo. Il finale dobbiamo vederlo in qualche modo. Dove siamo? Che c'è, Pietro? Salve. Ok. Si può? Mazza quanto sflesciume. Ma che è? Guarda qua. Un po' d'amarra la situazione però, ve lo dico. Cos'è? Un po' di economia, no? Va bene. Digita eternare. Cercando, ok. Devo scrivere eternare, va bene. Eternare. Ora sarai preparato per l'ascensione nell'eternità. Per favore resta in attesa. Va bene. Donna. Rallegrati, bambino mio, mentre lasci questo mondo alle spalle, perché tutto ciò che hai compiuto sarà trasmesso alle tue future generazioni. In questa terra loro prospereranno e tu sarai ricordato come il servitore amato di Elohim. E così la morte non avrà dominio su di te. Stammi bene, bambino mio. Sì, in pace. Sì, Tanto sto leggendo lì. Verifica dell'indipendenza di programma bambino fallito. Cancellazione dei banchi di memoria in corso, attenzione. Cos'altro? Ah, va bene, siamo giunti alla fine di The Talos Principle. Allora, ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questa serie, che non è ancora finita, perché, come detto, io vorrei andare anche a visitare la torre per vedere che cosa ci aspetta. Spero che me lo faccia fare già da adesso, non so, oppure magari mi rifarò il primo stage. Comunque, nel prossimo video vedremo anche... Salve. Ah, riparte da capo? Presumo di sì, questo è l'inizio, se non ricordo male. Sì, infatti, siamo di nuovo all'inizio. Allora, siccome io mi devo rifare il primo stage per poter accedere anche alla torre, guarda, vi rimando a... bambino, sei sorto dalla polvere, sì. E cammini nel mio... Vabbè, no, giardino. Neanche al prossimo video. Magari ora ve l'aggiungo la adesso. Taglierò, io mi rifaccio tutto, eventualmente, e ci vediamo creatore, direttamente nella torre. Che dite? Elohim. Va bene, ci vediamo più tardi, cercami allora. Nel... Perfetto, e siccome ci ha detto di non salire sulla torre, noi adesso saliamo sulla torre dopo aver visto l'eternità. Mi sono dovuto rifare un po' i livelli dello stage A per poter ritornare di nuovo qui, quindi era giusto vedere prima l'eternità, perché per poterla vedere mi sarei dovuto rifare nel caso tutto quanto, quindi è meglio esserci lasciati la torre, che ci dà la disponibilità anche dopo solo un livello, e andiamo. Questa in realtà sarebbe stata la mia scelta primaria. Questa deve essere la torre di cui siamo stati avvisati. Sembra che i livelli superiori siano ben bloccati. Elohim non rischia che noi deviamo da questo percorso, ok? Anche perché non è che ci possiamo fidare ciecamente di Elohim. Chi è Elohim? Perché mi dice di non andare qui? E soprattutto chi sei? Chi ti conosce? Guarda questo. Faccio comunque un giro, anche se dobbiamo andare sulla torre. Però non si sa mai che qua c'è qualcosa di interessante, no? Un po' di messaggi. La voce continua a parlarmi, non riesco a togliermela dalla testa. È sbagliato, tutto è sbagliato. Ascoltami molto attentamente. Sono salito su questa torre e non mi ha portato niente di buono. Questo mondo è l'unico mondo. La volontà di Elohim continua ad essere eterna. Il paradiso bandisce tutto ciò dalla tua mente. Ma non ci convincete. Tutti coloro che dicono di aver raggiunto la cima mentono spudoratamente, oppure avrebbero detto cosa ci fosse. E andiamo. Ma cioè mi devo fare piano per piano o posso andare direttamente sopra tutto? Non lo so, noi diamo un'occhiata al primo piano. Impossibile per... rilevare la posizione del soggetto principale. Sì. Interrogazione. Si è impallato. Si è
si è impallato il dio. Va bene. Esiste qualcosa che associamo più strettamente all'intelligenza della curiosità? Ogni specie intelligente sulla Terra è attratta dall'ignoto. Cazzo. Le nostre mitologie sono piene di enigmi e misteri e di conoscenza divina. Quindi qua ci servivano... Anche la parola apocalisse. Vabbè, aspettiamo a finire. Persino la parola apocalisse significa rivelazione. Sembra che i nostri antenati avessero sempre immaginato che almeno alla fine avremmo risolto un ultimo mistero. Mi dire che non posso andare al secondo piano. Quindi praticamente ci servono quelli rossi, che li prendiamo facendo tutto il gioco. Perché se vi ricordate anche lo stage C, l'obiettivo era quello di prendere tutti i rossi. Quindi non possiamo raggiungere la torre se non mi rifaccio di nuovo il gioco da capo. A quanto pare sì. Va bene, allora per il momento direi che ci fermiamo qui. Non lo so se mai lo rigiocherò tutto, non credo in realtà. È possibile che non riusciremo mai a scoprire cosa c'è sulla torre. Vabbè, pazienza. Noi comunque ragazzi, nel caso, ci vediamo con il prossimo appuntamento. Altrimenti vi ringrazio per aver seguito questa serie. E va bene, ci vediamo con i prossimi video. Allora, un saluto a tutti da quel tale Ale.